concetto si richiama a due dati fondamentali. Uno, ci sono delle caratteristiche personali, ereditarie, geneticamente determinate, cioè noi non tutti siamo fatti allo stesso modo. Due, quelle che sono le capacità, diciamo, apprese nel corso della tua vita. Tre, quelle che sono le condizioni del momento e quello che tu puoi fare in quel momento. Allora, quando tu vuoi accrescere questa capacità di potersi confrontare con gli eventi avversi della vita, non puoi fare un programma che sia generalizzabile. Devi vedere qual è l'individuo, come è fatto, cosa pensa, quali sono le sue risorse personali, ambientali, e quindi cercare il più possibile di sfruttare quelle risorse personali ed ambientali che ci sono. Quindi è sempre un piano individuale che devi poter tracciare. In cui, per fare degli esempi, se tu hai una persona che ha un declino cognitivo, devi procedere passo passo. La prima è evitare dei compiti che non lo impegnino mentalmente. Successivamente puoi dare dei piccoli impegni mentali, non soprattutto il dato importante, fondamentale, è quello che non sia isolato, che avverta che c'è una rete di supporto attorno a lui. Che infatti, per esempio, nell'articolo cercavo di stressare il concetto di dipendenza, che è diverso per un giovane e per un anziano. Allora, il giovane si vuole che sia una persona indipendente economicamente, personalmente, così via, che acquisisca autonomia. Quindi la dipendenza per un giovane è un disvalore, mentre per un anziano il dipendere può assumere un valore, perché significa essere in contatto con chi lo può supportare, con la sua rete di affetti.